Salve, sono Francesco Bottone, responsabile del marchio Xenon Group Parrucchieri per Uomo. In questo videocorso parleremo di tecniche di taglio con il rasoio. Useremo lame nuove, lame seminuove e lame vecchie, perché ogni lama ci darà un effetto. Ogni lama servirà a creare delle strutture diverse all'interno del capello. Se non conosci, non ricordi la differenza tra i vari rasoi, sappi che abbiamo realizzato un video dove spieghiamo la differenza e lo trovi nel link in descrizione. Ricordati che il taglio con il rasoio non è un taglio di precisione, ma è un taglio di morbidezza. Per fare sì che i capelli non subiscano dei traumi quando usiamo il rasoio, è sempre consigliabile lavorare a capello bagnato e soprattutto usare delle lozioni idratanti, degli spray idratanti. Questo perché? Per fare sì che il mantello idrolipidico che è sui capelli non venga intaccato dalla lama del rasoio. Tre elementi che determinano un buon taglio al rasoio sono la manualità, la sensibilità e la passione per l'attrezzo. Iniziamo questo videocorso usando i rasoi a lama dentata. Il primo rasoio che usiamo è il rasoio ad occhiello, con una tecnica che si chiama tecnica ad arco. Si fa sulla parte perimetrale dell'acconciatura, ci darà un effetto incurvato verso l'interno. Pettiniamo i capelli in caduta naturale, sezioniamo una piccola ciocca, posizioniamo il rasoio nella parte interna dei capelli e andiamo a creare un movimento di curvatura. Questa tecnica permette alle punte di girare verso l'interno. Adesso useremo questo attrezzo, che non è altro che un restyling del vecchio sfilzino. La tecnica che useremo si chiama angolo alto. Se seguite i nostri video, noi già abbiamo realizzato una tecnica del genere con le forbici. La differenza di usare le forbici ed usare il rasoio è soltanto una questione di morbidezza. Pettino i capelli verso il basso e seziono una ciocca in verticale. La proietterò a 45 gradi in modo pulito e preciso. Infilo il rasoio nella parte interna e vado a tagliare i capelli verso l'alto. Sezioniamo una seconda ciocca. Qual è l'utilità di questo lavoro? È di creare molta morbidezza nella parte interna, quindi nella parte bassa, e molto più peso nella parte alta dei capelli. Per questa tecnica, chiamata angolo basso, useremo il rasoio ad occhiello con l'occhiello girevole. Questo perché? Per fare sì che possiamo avere la massima manualità di questo attrezzo. Pettiniamo i capelli nella loro caduta naturale, sezioniamo una ciocca in verticale, la proiettiamo a 45 gradi. Mi raccomando, pettinate sempre bene la vostra ciocca. Partiamo dalla parte alta di questa ciocca, man mano scendendo verso il basso. Otterremo maggior morbidezza nella parte alta, più peso nella parte bassa. Questa è una linea adatta per chi ama portare i capelli in questo modo, cioè creare questo movimento in una ciocca. Quindi sezioniamo una nuova ciocca, la pettiniamo sempre a 45 gradi, partiamo dallo stesso punto in cui siamo partiti prima, quindi abbiamo il riferimento della ciocca precedente, e andiamo a sfilare i capelli verso il basso in uscita. La mia ciocca deve rimanere sempre a 45 gradi. Vado a creare, vedete, questo movimento in uscita verso l'esterno. Questa tecnica, chiamata tecnica torsion, ci permette di creare delle sfilature interne alla ciocca.
quindi sfilature invisibili. Per questo tipo di tecnica useremo questo tipo di rasoio che si chiama il silver cutting. Lo usiamo sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto. Chi ci segue sa che questa tecnica noi l'abbiamo usata con le forbici, ci dava un effetto più marcato, mentre col rasoio avremo un effetto molto molto più morbido e molto più naturale. Per eseguire la tecnica a torsion bisogna creare una sezione circolare, quindi una volta che abbiamo sezionato una ciocca andremo a creare questo effetto di torsion. Con il silver cutting andremo contro quello che è il movimento del torsion, quindi dall'alto verso il basso, e lo facciamo andando in modo circolare, quasi come se volessimo fare un effetto di cotonatura. In questo video abbiamo visto tecniche di taglio a rasoio su capelli lunghi. Vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri social, sul nostro canale YouTube. Vi invito ad un nostro pen day, a partecipare alle nostre giornate di formazione. In qualsiasi momento basta contattarci. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao!